Finora abbiamo affrontato lo studio dell'elettrostatica, cioè lo studio dei fenomeni fisici legati alla presenza di cariche elettriche nello spazio, però cariche elettriche che non cambiano di posizione reciproca nello spazio e che non cambiano di valore nel tempo. Vogliamo superare questa situazione particolare e iniziare a vedere che cosa succede se queste cariche elettriche non sono più inquiete nel sistema di riferimento che noi stiamo utilizzando. Partiamo dal caso dello studio di un conduttore. Ricordiamoci che in condizioni elettrostatiche un conduttore ha sempre campo elettrico al suo interno uguale a zero e se il conduttore si trova immerso in un campo elettrostatico, il campo elettrostatico sarà diverso da zero solo sulla superficie esterna del conduttore e avrà sempre direzione perpendicolare alla superficie del conduttore. Questo, in queste due condizioni, sono necessarie affinché sia verificata la condizione elettrostatica, cioè che le cariche libere all'interno del conduttore siano effettivamente ferme, come ci impone la condizione elettrostatica. Vediamo di alterare questa situazione sperimentale. Consideriamo per semplicità un conduttore, schematizziamolo con questo parallelepipedo, immaginiamolo appunto di materiale conduttore. Lui si trova in equilibrio in una zona dello spazio che possiamo ipotizzare priva o meno di campo elettrostatico. Applichiamo tra due punti di questo conduttore una differenza di potenziale. In che modo possiamo pensare di ottenere questo risultato? Ad esempio, utilizzando uno dei dispositivi che abbiamo già studiato in elettrostatica, cioè il condensatore. Prendiamo un condensatore qua schematizzato con le sue armature. Ipotizziamo il condensatore carico, armatura superiore carica con carica positiva più Q, armatura inferiore carica con carica negativa di uguale valore e sappiamo che in queste condizioni di carica le due armature del condensatore si trovano a un potenziale elettrico diverso con l'armatura superiore a un potenziale che possiamo chiamare V1 di valore superiore a quello dell'armatura a carica negativamente che possiamo pensare uguale al valore V2, la differenza di potenziale fra queste armature sarà data da, appunto dalla differenza fra V1 e V2. Quindi in questo modo con questo condensatore noi disponiamo di una differenza di potenziale. Andiamo ad applicarla ai capi del conduttore. In che modo? In modo molto semplice, collegando l'armatura superiore, ad esempio, con un filo conduttore al punto A della barretta conduttrice che stiamo considerando e l'armatura inferiore, un altro punto B, della barretta conduttrice. In queste condizioni cosa succede? Che fra A e B sarà presente la differenza di potenziale data da V uguale V1 meno V2, questa rappresenta la differenza di potenziale applicata tra i punti A e B e questa differenza di potenziale farà necessariamente nascere un campo elettrico all'interno del conduttore diretto dal punto A a potenziale superiore verso il punto B a potenziale inferiore. Le cariche elettriche libere all'interno del conduttore quindi saranno soggette a una forza dovuta alla presenza del campo elettrico che tenderà a farle muovere. Noi sappiamo che nel conduttore le cariche libere sono elettroni e quindi saranno elettroni che si
muoveranno all'interno del conduttore sotto l'azione di questo campo elettrico dovuto alla differenza di potenziale applicata, si muoveranno nella direzione che va dal potenziale inferiore verso al potenziale superiore, quindi nella direzione da B verso A. Però per convenzione, anche per motivi storici, quando ancora non si era capito il vero meccanismo della conduzione, quindi il fatto che fossero gli elettroni liberi a muoversi piuttosto che delle cariche positive, dicevo, per motivi storici che si sono mantenuti, che sono diventati una convenzione che si continua a utilizzare, noi pensiamo che a muoversi siano comunque delle cariche positive, che quindi si muoveranno nella direzione da A verso B sotto l'azione del campo elettrico E. Adesso, quindi ricordiamoci della presenza del campo elettrico e andiamo a vedere che cosa succede all'interno del conduttore. Consideriamone una piccola porzione interna, un piccolo cubo o parallelepipedo in questo caso, insomma non è un problema, un piccolo volume elementare, per studiarne puntualmente i fenomeni che si verificano. Facciamo un'ipotesi legata al fatto che qua stiamo utilizzando un condensatore per portare avanti questo esperimento, diciamo così, questa configurazione sperimentale, supponiamo che il tempo per il quale questa osservazione sperimentale dura sia talmente breve da poter considerare costante comunque la differenza di potenziale V1 meno V2 applicata tra i punti A e B. Questo perché ci semplifica tutta la nostra analisi, quindi consideriamo costante la differenza di potenziale V1 meno V2. Dicevo, consideriamone un blocco elementare, un volume elementare all'interno del conduttore, osserviamolo in dettaglio, diciamo, lui, quindi immaginiamolo come un volume qua ingrandito di questo volume elementare che stiamo considerando, e consideriamo quindi un punto P che possiamo mettere al centro di questo volume elementare, sia questo il punto P, immaginando che questo volume elementare appunto sia infinitesimo. Vedete che qua è evidenziata una superficie all'interno di questo volume che passa per il punto P. Consideriamo che quella superficie sia quindi anch'essa infinitesima, e chiamiamola DS come appunto superficie elementare centrata intorno al punto P. Quello che succede è che le cariche elettriche, che ho detto ipotizziamo positive, si muoveranno sotto l'azione del campo elettrico E, si muoveranno all'interno del cubo e attraverseranno la superficie DS in una certa quantità di queste cariche, diciamo, attraverserà la superficie DS in un certo tempo. Consideriamo quindi di Q la quantità di carica, che passa attraverso la superficie DS nel tempo, in un tempo anch'esso infinitesimo, che chiamiamo dt. Quindi stiamo osservando questa superficie DS, stiamo in qualche modo misurando la quantità di carica che passa attraverso questa superficie in un breve tempo infinitesimo
di t. In questo modo noi per il punto P intorno al quale stiamo conducendo questa analisi possiamo definire un vettore che descrive questo passaggio di cariche. Intanto diciamo che le cariche si muovono, abbiamo detto, sotto l'azione del campo elettrico. Se noi osservassimo ogni carica, ogni elettrone, questa si muoverebbe sotto la sollecitazione di due cause. Una, il campo elettrico che stiamo dovuto all'applicazione della differenza di potenziale, e l'altra all'agitazione termica dovuta all'energia posseduta per la temperatura appunto alla quale si trova il conduttore. Quindi ogni carica ha una velocità diversa da tutte le altre, perché è data da questo movimento in qualche modo casuale in tutte le direzioni che può assumere l'agitazione termica, più però una componente nella direzione da A verso B, considerando le cariche positive. Quindi in definitiva, se noi osserviamo dal punto di vista macroscopico quello che sta succedendo, cioè ne calcoliamo una media su una quantità sufficiente di carica, è come se ognuna di queste cariche si muovesse con una certa velocità appunto media nella direzione del campo applicato. Questa velocità la possiamo chiamare Vd, questa è una velocità di deriva, viene chiamata velocità di deriva o anche di scorrimento. Dicevo, si tratta di una velocità media in quanto appunto valutata su un numero sufficientemente grande di cariche da dargli un valore statistico. Diciamo, dicevo che osservando quello che sta succedendo, noi per il punto P possiamo definire un vettore. Questo vettore lo indichiamo con la lettera J. Che prende il nome di densità di corrente, il vettore densità di corrente è parallelo alla velocità di deriva, cioè è alla stessa direzione e lo stesso verso della velocità di deriva. Quindi diciamo nel nostro caso da A verso B, e ha modulo J, appunto ottenuto dividendo la quantità di carica Q che passa nell'unità di superficie di S nel tempo di T, quindi dividendo la quantità di carica per il tempo, quindi ottenendo la carica che passa nell'unità di tempo attraverso la superficie DS, diviso la superficie DS stessa. Quindi questo è un vettore definito che possiamo definire in ogni punto all'interno del conduttore con questo procedimento. Allo stesso modo possiamo passare a definire una grandezza invece globale. Se noi consideriamo adesso non più l'elemento elementare, il blocco elementare che abbiamo considerato fino adesso, ma consideriamo l'intera superficie del nostro conduttore, quindi rappresentiamola in questo modo, quindi sia S questa sezione del conduttore che consideriamo ancora perpendicolare al campo
al campo E in questo caso, ma possiamo anche non considerarla perpendicolare, quello che a noi interessa è definire quanta carica in totale, qual è il flusso della carica elettrica attraverso questa superficie S. Avendo definito il vettore densità di corrente, a questo punto noi possiamo definire una grandezza I che chiameremo appunto intensità della corrente o semplicemente corrente, ottenuta come il flusso del vettore J attraverso la superficie S. Sappiamo che il flusso di un vettore è definito matematicamente come l'integrale esteso a tutta la superficie S del flusso del vettore J, quindi di J scalare n, dove n è il versore normale alla superficie, quindi rispetto alla nostra superficie S sarà il vettore, il versore, quindi il vettore di lunghezza unitaria diretto perpendicolarmente in ogni punto della superficie S che stiamo considerando, moltiplicato ancora per la superficie elementare DS. E questa è la definizione di corrente elettrica, dell'intensità della corrente elettrica, per essere più precisi, dell'intensità della corrente. Vedete, mentre J è un vettore che abbiamo definito punto per punto all'interno del conduttore, e quindi punto per punto della superficie S complessiva nella quale noi, attraverso la quale noi andiamo a calcolare l'intensità della corrente. Diciamo che matematicamente non siamo obbligati a considerare una superficie che abbraccia o che comprende tutta la sezione del conduttore, ma poi nella pratica questo avviene soprattutto nei conduttori utilizzati nelle applicazioni pratiche, quindi conduttori in cui la dimensione della lunghezza è molto superiore alle altre dimensioni trasversali. Se andiamo a definirne adesso le unità di misura delle grandezze che abbiamo definito, è immediatamente visibile che la relazione che esiste fra le due. Allora, partiamo dalla corrente che nel sistema internazionale viene misurata in ampere, quindi l'unità di misura della corrente I è l'ampere, che utilizza come simbolo la lettera A maiuscola. Da questa, avendo definito la corrente, la misura della corrente in ampere, risulta chiaro che la densità di corrente risulta essere pari alla corrente diviso la superficie, quindi si tratterà, l'unità di misura di J deve essere ampere al metro quadro. In definitiva, la corrente elettrica non è altro che un movimento, come abbiamo visto, di cariche elettriche. Noi partiamo dal considerare la corrente elettrica in condizioni stazionarie. Le condizioni stazionarie sono quelle per le quali la differenza di potenziale applicata tra i punti A e B rimane una costante. Quindi le condizioni stazionarie sono queste. Che questa la V uguale abbiamo detto scritto sopra V1 meno V2 sia uguale a una costante nel tempo, abbiamo detto, e queste sono le condizioni stazionarie che consideriamo, è la condizione di stazionarietà che consideriamo valida in questo esempio. Vediamo
vediamo qualche altra conseguenza di ciò che stiamo studiando. Andiamo a considerare adesso un altro esempio, e in particolare, allora manteniamoci qua in evidenza quali sono le condizioni stazionarie che stiamo studiando, e andiamo a valutare un'altra conseguenza, o diciamo osserviamo da un altro punto di vista questi fenomeni. Allora, intanto abbiamo definito, abbiamo detto la corrente elettrica come il flusso della densità di corrente attraverso una superficie. Quindi ricapitoliamo un attimo, consideriamo una superficie, questa superficie S qua schematizzata. Vedete, nella schematizzazione ho cercato di mettere in evidenza il fatto che non necessariamente si tratta di una superficie piana, ma può essere anche una superficie curva. Quello che a noi interessa e che abbiamo definito è in ogni punto della superficie abbiamo definito possiamo definire il vettore densità di corrente J, e contemporaneamente abbiamo il versore normale alla superficie nel punto che stiamo considerando, e quindi in questo caso abbiamo detto che la corrente, questo per schematizzarla e forse renderla ancora più chiara, attraverso questa superficie S è appunto data dal vettore J scalare N di S. Quindi abbiamo detto questa è la definizione dal punto di vista fisico della corrente elettrica, che abbiamo detto che non è altro che un movimento, comunque un movimento di cariche elettriche. Quindi è un flusso di cariche elettriche attraverso la superficie S. Visto che ci siamo, è ovvio che per avere movimento di cariche noi dobbiamo cedere energia alla carica elettrica, e quell'energia sarà fornita attraverso la differenza di potenziale che abbiamo applicato ai capi del conduttore per ottenere questo movimento. Ma vi dicevo, andiamo a vedere osserviamo da altri punti di vista questi fenomeni. Adesso consideriamo un altro esempio, sempre in condizioni stazionarie. Consideriamo un certo volume tau, ho cercato qua di rappresentare un volume come se fosse una sfera, quindi tau sia il volume di questa sfera elementare e S sia la superficie chiusa che la racchiude, la superficie esterna di questa sfera. Abbiamo detto che consideriamo varie le ipotesi, le condizioni stazionarie, che ricordo, abbiamo detto che significa che la differenza di potenziale applicata ai capi del conduttore dove stiamo osservando questi fenomeni, questa è una costante. Adesso supponiamo all'interno di questo volume la presenza di, ovviamente, di cariche elettriche. Supponiamo rappresentate dalle cariche
libere presenti nel conduttore. E ipotizziamo che la carica elettrica presente all'interno, chiamiamola Q, Q maiuscolo sia la carica elettrica in un certo istante di tempo all'interno del volume tau. Quindi questo è il volume tau, quindi la carica elettrica Q è quella che si trova qua all'interno. Supponiamo adesso che questa carica elettrica subisca una diminuzione in un certo tempo. Consideriamo una variazione di carica, sia una variazione infinitesima di questa carica di Q, sia una diminuzione della carica Q, e che questa diminuzione avvenga nel tempo infinitesimo sempre di T. Ovviamente, per la definizione di densità di corrente che abbiamo dato prima, questa diminuzione di carica, che sarà quindi rappresentata da un segno negativo, la variazione della carica di Q nel tempo dt sarà questa deve essere necessariamente uguale al flusso del vettore J, quindi J scalare n di S esteso a tutta la superficie chiusa S, quindi questo simbolo di integrale, ricordate che rappresenta un'integrale di superficie chiusa, esteso a una superficie chiusa S, tutta quella che racchiude il volume tau. Cos'altro sappiamo? Sappiamo che per definizione la carica Q all'interno deve essere in ogni istante di tempo data dalla somma di tutti i contributi delle cariche elementari all'interno del volume. Quindi qua si tratta di una distribuzione di volume, quindi noi avremo una densità volumetrica di carica, quindi la carica totale sarà uguale all'integrale esteso a tutto il volume tau della densità volumetrica di carica rho, che è in generale funzione del punto, quindi delle coordinate del punto che stiamo considerando all'interno del volume, e anche del tempo, perché questa densità di carica può cambiare nel tempo, e questo lo integriamo per tutto il volume, e quindi sarà rho de tau l'elemento che noi andiamo a integrare. Quindi da questa noi possiamo calcolare la variazione della quantità di carica Q nel tempo, quindi la nostra, quella che abbiamo anche scritto sopra, dQ fratto dt, quindi la derivata della carica Q nel tempo dt. Qua si tratta di una derivata totale, perché la carica Q è una carica che dipende soltanto dal tempo, essendo una quantità globale all'interno di questo volume. E questa sarà uguale, quindi sempre all'integrale esteso a tau, questa volta della variazione della densità di carica rho nel tempo t, nel tempo dt. Però rho dipende anche dal punto, quindi non è una derivata totale, ma si dice essere una derivata parziale, che indichiamo con questo simbolo, quindi della derivata parziale di rho rispetto al tempo t, sempre per de tau. Adesso
possiamo mettere insieme questi due termini, e quindi questo dQ che abbiamo calcolato qua a partire dalla densità di volume, densità volumetrica di carica, possiamo andarlo a sostituire nella prima e ottenere quindi che, tenendo conto appunto del segno meno che c'è davanti, che meno, quindi al posto di dq fratto dt scrivo l'integrale qua sotto, quindi uguale a meno l'integrale esteso a tutto il volume tau della derivata parziale di rho rispetto a t per d tau. Questo deve essere uguale al flusso attraverso la superficie chiusa S della densità di corrente scalare n di S. Adesso sfruttiamo il fatto che abbiamo detto che ci troviamo in condizioni stazionarie. In condizioni stazionarie la variazione della densità di carica all'interno del volume è e deve essere uguale a zero. Quindi, conseguenza di questo fatto, che siamo in condizioni stazionarie, la conseguenza è che la variazione della densità volumetrica di carica rispetto al tempo, questa deve essere uguale a zero. Questo affinché sia verificato il fatto che ci troviamo in condizioni stazionarie. Quindi, se questo è vero, andiamo a sostituire il fatto che questa derivata parziale sia uguale a zero qua, quindi deve essere che è uguale a zero il primo termine, quindi questo significa che l'integrale esteso alla superficie chiusa S del flusso di J scalare N di S deve essere uguale a zero. E questa prende il nome di equazione di continuità della corrente in condizioni stazionarie, e adesso vediamo perché. Quindi, allora, questa conclusione alla quale siamo arrivati prende il nome, ho detto, di equazione di continuità della corrente elettrica in condizioni stazionarie. Quindi, ricapitolando, l'equazione di continuità della corrente in condizioni stazionarie mi dice che il flusso della densità di corrente attraverso una superficie chiusa è sempre uguale a zero. Vediamone una conseguenza pratica che poi è alla base dello studio dei circuiti elettrici appunto in condizioni stazionarie o quasi stazionarie, che sono la maggior parte delle condizioni pratiche nelle quali ci veniamo a studiare appunto i circuiti elettrici. Quindi teniamoci questa definizione appena data e applichiamola a un caso particolare. Consideriamo adesso un conduttore di tipo filiforme, come si dice, sposto perché sia più chiaro, qua ne stiamo osservando un tratto, immaginatevi questo cilindro come un tratto di conduttore
di tipo appunto filiforme, quindi un cilindro rettilineo di lunghezza molto maggiore delle dimensioni trasversali del cilindro. E applichiamo l'equazione di continuità della corrente, sempre in condizioni stazionarie, a questo cilindro. Ci serve una superficie chiusa. Adesso la superficie chiusa, immaginiamola fatta in questo modo. Consideriamo una superficie qua e una anteriore e una posteriore che vadano a limitare un volume del conduttore. Diciamo che questa sia la superficie S1 e questa sia la superficie S2. Per terminare la superficie chiusa, cioè per completare e ottenere una superficie chiusa, adesso consideriamo insieme alle due superfici diciamo di fondo e di testa la superficie che esterna del conduttore compresa tra S1 ed S2 e questa sia la nostra superficie chiusa S. Sappiamo che il flusso di J attraverso questa superficie chiusa deve essere uguale a zero. Quindi andiamo ad applicare il calcolo del flusso attraverso questa superficie chiusa. Allora, sappiamo che la densità di corrente sulla superficie esterna diretta verso l'esterno deve essere uguale a zero, perché le cariche elettriche libere all'interno del conduttore non possono sfuggire dal conduttore stesso, quindi le cariche elettriche si muoveranno solo all'interno del conduttore e non verso l'esterno, soprattutto in condizioni così stazionarie dove non abbiamo un'irradiazione, non possiamo pensare di avere un'irradiazione di cariche elettriche verso l'esterno del conduttore. Quindi la densità di corrente, che in condizioni stazionarie deve essere una costante, sia J sulla superficie S2 e J qua sulla superficie S1. Ovviamente io sto ipotizzando che la differenza di potenziale sia applicata col positivo a sinistra e col negativo a destra, quindi noi abbiamo la nostra differenza di potenziale V1 meno V2 applicata fra questi due punti, quindi J è parallela al conduttore e nella direzione dal positivo verso il negativo. Il versore normale alle due superfici come sarà? Se, come abbiamo ipotizzato, le superfici sono trasversali e quindi sono perpendicolari queste sezioni all'asse del conduttore, i versori normali saranno diretti sempre verso l'esterno della superficie. Ricordiamoci che il flusso è calcolato come verso l'esterno, quindi saranno diretti per la superficie S1 verso la uscente dalla superficie S1, quindi verso sinistra, e sulla superficie S2 uscente sempre dalla superficie S2 e quindi verso destra. Quindi se noi vogliamo scrivere l'equazione di continuità, abbiamo detto che il flusso attraverso la superficie chiusa J scalare N di S sarà uguale ai flussi attraverso le due superfici S1 ed S2, perché sulla superficie esterna del conduttore il flusso sarà zero, perché la densità di corrente è tangente alla superficie esterna e non ha componenti verso l'esterno, non ci sono cariche che fuoriescono dal conduttore. Quindi questa sarà uguale al flusso
attraverso la superficie S1 di J scalare n di S più integrale esteso alla superficie S2 del flusso appunto di J sempre scalare n di S, e questo sappiamo essere uguale a 0. Ma se è uguale a 0, allora è chiaro che i due termini della somma devono essere uguali e contrari. Quindi, tenendo conto del verso in cui è orientata la normale rispetto al versore J, diamo il segno negativo al primo termine, qua, quindi dobbiamo avere che meno integrale esteso S1 di J scalare n di S, questo primo termine, deve essere uguale all'integrale esteso S2 di J scalare n di S. Ma queste non sono altro che le correnti attraverso la superficie S1 e attraverso la superficie S2. Quindi, tenendo conto del verso del versore n, quindi del fatto che questo segno meno è dovuto al fatto che stiamo considerando la corrente, il flusso della densità di corrente verso sinistra, mentre nella realtà il flusso delle cariche è verso destra, questo significa semplicemente che la corrente attraverso S1, chiamiamola I1, la corrente elettrica attraverso S1, chiamiamola I1, questa deve essere uguale alla corrente elettrica attraverso la superficie S2 che chiamiamo I2. Quindi le due correnti, adesso qua riportando tutto positivo, sarebbe è come se avessi rovesciato il verso del versore N, quindi riportando le due correnti entrambe, sia la I1 che la I2, da sinistra verso destra, l'equazione di continuità mi dice che la corrente attraverso la superficie S1 è uguale alla corrente attraverso la superficie S2. Quindi questo vuol dire che la corrente attraverso qualunque superficie fra due punti di un conduttore in condizioni stazionarie, questa corrente è costante. Quindi la corrente lungo il conduttore è costante, e questa è una delle proprietà fondamentali utilizzando le quali si risolvono i circuiti elettrici. Da questa, ad esempio, discende uno dei teoremi fondamentali e uno dei teoremi di Kirchhoff che vedremo più avanti.